Lo slogan dal produttore al consumatore non è mai stato tanto attuale. Sabato 7 dicembre 2013, nella suggestiva cornice del Palataurus, Fiocchi Munizioni ha celebrato la tradizionale festa di Santa Barbara, patrona della storica azienda lecchese. Un appuntamento in cui i dipendenti hanno la possibilità di ritrovarsi con proprietà e dirigenza per scambiarsi gli auguri di fine anno, ma anche con i tanti campioni che costituiscono il team sportivo di Fiocchi, ovvero i tiratori che negli ultimi anni collezionano successi in ogni angolo del mondo. Ed è proprio qui che si riannoda il filo tra chi contribuisce a confezionare il prodotto e chi lo utilizza per dare lustro all'azienda e al know-how lecchese. Fiocchi, la festa di Santa Barbara è anche il tradizionale appuntamento in cui la Fiocchi ringrazia e incontra i propri atleti. Quest'anno le soddisfazioni non sono assolutamente mancate. No, come al solito, diciamo, a livello agonistico si hanno sempre delle grosse soddisfazioni con Jessica Rossi, che è una campionessa veramente di altissimi livelli, anche Johnny Pegliello e tutti gli altri della nazionale. Ci fa piacere che vengano a questa festa con tutti i dipendenti, proprio per far vedere, come diceva il prete prima, che ognuno ha contribuito nel proprio piccolo, tutto sommato, anche a questi risultati. Grazie a Dio abbiamo un buon successo in generale sui mercati anche civili, quindi sono ben contento di poter continuare a celebrare questa festa con tutti i dipendenti e con gli ospiti più importanti, insomma. In un momento congiunturale globale molto difficile, Fiocchi è anche una delle poche aziende che non solo resiste ma guarda avanti, va oltre, e ci sono anche assunzioni di nuovi lavoratori. Sì, è vero, noi stiamo attraversando un buonissimo periodo, diciamo che tutta una serie di azioni del passato stanno dando i loro frutti. Stiamo investendo tantissimo in macchinari, in capacità produttiva, stiamo facendo veramente uno sforzo enorme. C'è un momento congiunturale molto positivo che ha portato, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo a un'assunzione di 120 persone, quindi sono numeri sicuramente che in questo momento sono molto, molto positivi. Prevediamo un 2014 su questi livelli e dopo speriamo, insomma. Siamo un po' una mosca bianca, così ci dicono. Vorrei sfatare il mito che siamo collegati a paesi o situazioni non molto piacevoli. Il nostro settore, come vedete, vive molto di sport e vive molto di ambito civile. E grazie a questo noi stiamo crescendo, soprattutto volti in questo momento agli Stati Uniti, mercati che assorbono molto, e quindi grazie a questa nostra presenza là con una società che produce là e la nostra possibilità di supportarla, abbiamo un piano triennale molto molto impegnativo che quindi ci vedrà crescere parecchio. Tanti atleti, tante autorità, una grande festa questa di Fiocchi che si ritrova oggi come una famiglia. Certo, è un evento, direi, che ci ha dato tanta soddisfazione, perché vedere oltre 400 persone partecipare a questa festa, trovare tutti i nostri dipendenti, ma gli ospiti, gli atleti, quindi è grande, non pensavamo di riuscire a organizzare una cosa del genere. Per Fiocchi Munizioni, una crescita continua, riconosciuta dai mercati internazionali, ma anche, naturalmente, dalle istituzioni. In primis, l'amministrazione comunale di Lecco, per cui l'azienda di Via Santa Barbara rappresenta da sempre un prezioso punto di riferimento. È l'azienda privata più grossa, tolto ovviamente l'ospedale, è l'azienda per eccellenza del nostro territorio. I settori sono anche molto più consolidati e molto più diversificati. È una risorsa importante anche per il nostro territorio, tra l'altro anche con un'attenzione al miglioramento dei prodotti, che vuol dire ricerca, vuol dire innovazione, vuol dire anche utilizzare quelle risorse del territorio, a partire dal Politecnico, dai laboratori del CNR, su dei segmenti di nicchia, ad esempio per il miglioramento dei prodotti. Sul campo, e cioè nelle competizioni sportive internazionali, Fiocchi ha tenuto alto il proprio nome grazie a una squadra importante. Presente al Taurus Chiara Costa, Daniele Di Spigno, Valerio Grazzini, Aaron Heding, Nicola Peron e naturalmente i Big, i campioni del mondo della fossa olimpica Jessica Rossi e Johnny Pegliello, che già lo scorso anno intervennero a Lecco e che anche nel 2013 hanno fatto la fortuna del CT della Nazionale Albano Pera. Grandissimi risultati in quest'anno 2013, che successivo alle Olimpiadi effettivamente non ha fatto altro che confermare quello che di buono avevamo già visto l'anno scorso. E i risultati vengono perché i ragazzi sono molto seri, si impegnano, e quindi i risultati, quando si lavora bene, non in genere arrivano. La Fiocchi è un partner molto importante per la Federazione Italiana di Tiro a Volo e in genere per tutti i tiratori, per molti dei nostri tiratori più forti.
e quindi sicuramente con l'appoggio della Fiocchi riusciamo anche ad ottenere dei grossi risultati, perché anche il prodotto che utilizziamo, se è di alto livello, ci facilita nel raggiungimento dei risultati, indubbiamente. Devo dire che nonostante questi nuovi regolamenti abbiano complicato moltissimo le situazioni, sia io che Jessica abbiamo vinto il campionato del mondo, quindi sicuramente c'è da adeguarsi con grande impegno, con grande determinazione. Ci sono delle componenti variabili molto forti legate al momento, però insomma noi ci stiamo impegnando e ci stiamo anche riuscendo. Noi atleti, che spesso siamo distanti dalla realtà lavorativa, viviamo con la giornata di oggi di Santa Barbara la comunione e questo famoso intreccio di cui parlava anche il sacerdote durante la messa, che non è fatto solo di prodotto finito e atleti che sono lontani da prodotto finito, ma contatto diretto con chi con emozione, con sacrificio, con impegno confeziona munizione per noi, e questo è un incontro che è gratificante non solo dal punto di vista sportivo a livello di risultati, ma soprattutto umano, e che se fosse applicato anche a tantissime altre realtà staremmo tutti un po' meglio. Stagione bellissima, di solito l'anno dopo le Olimpiadi è sempre quello un po' più difficile, un calo di tensione normale, un po' di riposo anche, però probabilmente il riposo e il giusto allenamento ha fatto sì di riuscire a fare comunque un'ottima stagione, portando a casa questi tre ori in queste tre gare importantissime. Quindi sono molto contenta per il fatto che ho dimostrato comunque che anche dopo le Olimpiadi ci sono. L'anno prossimo inizieranno le carte olimpiche, quindi al mondiale ci saranno queste prime tre carte olimpiche per poi iniziare a lavorare per Rio, insomma. Cercheremo di arrivare pronti a settembre, sarà Granada questo mondiale, quindi speriamo di riuscire a portarla a casa il prima possibile, in modo che poi abbiamo il tempo per lavorare serenamente, insomma. Fiocchi sempre vicino agli atleti, una grande festa a cui non volete mancare ogni anno? Assolutamente, Fiocchi è vicino a me da quando ho iniziato, mi ha accompagnato in tutte le mie vittorie, e quindi questa bellissima festa è un modo ancora una volta per sentirsi vicini. Vertici di Fiocchi Munizioni, pranzando con i propri dipendenti, hanno consegnato una borsa di studio ad Alessio Lanfranconi, studente del Politecnico. A partecipare alla messa e al successivo pranzo, numerose autorità del mondo istituzionale e delle forze dell'ordine, il sindaco, il questore, i vertici dell'arma dei carabinieri e dei vigili del fuoco, della casa circondariale di Lecco e della camera di commercio. A rappresentare la FITAV oltre Pera, anche il vicepresidente Emanuela Croci Bonomi e il CT del Double Trap Mirko Cenci. Particolare soddisfazione per le gesta degli atleti è stata espressa dal colonnello del centro sportivo dell'esercito Marco Mosso, con l'auspicio futuro del territorio di crescere tiratori vincenti originari di Lecco. Arrivano sempre soddisfazioni agli atleti dell'esercito? Beh, gli atleti danno sempre soddisfazioni per il grande impegno che mettono nel conseguire un risultato, e quindi vanno giustamente premiati in questa giornata bellissima di festa di questa prestigiosa azienda italiana. Da anni noi stiamo inseguendo un po' questo aspetto che non solo la Fiocchi pone, ma anche le federazioni sportive, le stesse appartenenti alle forze dell'ordine, e cioè la realizzazione di un poligono di tiro che è il presupposto per poter avere un vivaio anche locale, perché oggi bisogna fare dei trasferimenti importanti in termini di spostamenti. Quindi penso che bisognerebbe come sistema concentrarsi su questa ricerca, su questa opportunità. Sarebbe molto bello avere un atleta anche nel nostro territorio. È il sogno di Fiocchi, che nell'attesa di poter formare atleti in casa si gode il successo dei suoi campioni e la continua crescita aziendale in un momento globale sfavorevole, senza sbagliare mai un colpo.